Ciao a tutti, oggi voglio fare tallone pump, è un esercizio veramente semplice, ma così efficace per i gag, i turbo gag, per i glutei, proprio lì. Sai quella attaccatura sotto la costume dove c'è quel ciccetta che non ti piace? Beh, questa è proprio per quella zona lì. Allora, poggiamo giù il tallone destro, pieghiamoci, il busto viene avanti, ancheggio leggermente lateralmente e porto proprio il peso sul tallone, ma concentrati quasi solo sul tallone, non pensare alla punta, quasi la punta del piede è libera, ok? E continua a provare di quasi perforare il pavimento, come se stessi provando di trivellare un buco nel pavimento, ok? Stai cercando il petrolio, ma qua il petrolio sarà un gluteo tuo più bello, più tondo, più tonico. Continuiamo, spingiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, spingi, lavori su quel gluteo, lavori sul gluteo, come on, quella, senti? Ancora grandi sorrisi, perché quando stai facendo qualcosa per il tuo corpo, lo stai facendo per la tua autostima, ok? E la cosa più bella è quando ti senti soddisfatto con te stesso, vedi i risultati, ancora, 4, and 3, and 2, and 1, su. Altra domanda, sicuramente state dicendo, ah Jill, quando vedrò risultati? Ricordi sempre che con la costanza tutto viene più facile. Allora, se tu fai questi esercizi tutti i giorni e magari metti 5 minuti, 7 minuti di questi esercizi insieme, magari col canteni, 3 esercizi insieme, io ti garantisco in 3 settimane vedrai il gluteo e gli addominali cambiati, proprio cambiati. E mescoli bene, metti un po' di gambe, glutei e addominali tutti insieme per avere il massimo del tuo allenamento. Quindi tu sarai veramente sorpreso o sorpresa, dipende, come 10 minuti al giorno ti cambierà la vita, veramente, con costanza il corpo risponde sempre, mai visto un corpo con la costanza non rispondere, perché se io sono costante, lui mi risponde. Continuiamo, 8, 7, spingi sul tallone ancora, 4, 3, 2, ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ah, eccellente, altro esercizio per le nostre gambe, glutei, addominali fatto. Ti aspetto al prossimo allenamento insieme qui a Turbo Gag. Pronti per un altro esercizio per il nostro Turbo Gag? Facilissimo. Uno dei miei preferiti poi tra l'altro, perché i glutei a un certo punto della vita cominciano a svuotarsi e questi sono basici ma veramente efficaci, le cose quelle che devi ricordare e di farle tutti i giorni o almeno 3 volte alla settimana. Se vuoi veramente che il tuo gluteo non ti abbandona, la devi allenare, ok? Però ripeto, cioè, è più facile di quelle che pensi. 7 minuti, 10 minuti, basta, i giochi sono fatti. Poi il lavoro aerobico è un'altra cosa, saltare sul trampolino è un'altra cosa. Ma per tenerci i nostri glutei in forma, alziamo la gamba destra e incrociamo sopra l'altro ginocchio. Il piede è martello, sollevo e torno giù. Dobbiamo fare 50 per lato, ok? E state provando di lasciare l'impronta del tuo piede al soffitto, ok? Incrocio e sollevo, ok? E vedi, già 10 sono andati, ok? 10, 9, lascia che le spalle rimangano belle morbidi, ok? Addominali belli tesi e non inarcare la schiena, 20, continui, ok? Perché stai provando di isolare il movimento sul gluteo, incrocio, sollevo, continui, ancora, 4, 3, 2, 30, continui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ecco 40, ultimi 10 da questo lato, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, recupero un attimo. Ricorda che devi stringere i glutei, non lavorare di schiena, lavora soltanto che la gamba solleva e poi c'è una contrazione finale del gluteo. Appoggiamo, piede a martello 90 gradi, croce sull'altra gamba e in diagonale sollevo, ok? Sempre 50, movimento molto compatta, ok? Non devi fare movimenti strani con la schiena, con le braccia, ok? E 10, continuiamo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, addominali tesi, non inarcare quella schiena, controlla, guarda giù,
controlla che se la forma è corretta, ok? Ancora. 10, 9, 8, in diagonale, in diagonale. Non sali e scendi soltanto, ma stai in diagonale, facendo, tracciando un diagonale con la gamba. Ancora, mancano 20. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e gli ultimi 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop. Eccellente, un altro esercizio del nostro Turbo Gag, ti aspetto al prossimo esercizio insieme. Ragazzi, siamo tornati per la nostra Turbo Gag. Allora, un esercizio meraviglioso che non può mancare sono i ponti, ok? I ponti sono eccellenti per i glutei, i ponti sono eccellenti per dare più sostanza al gluteo, renderlo più tonico, renderlo più alto, renderlo più tondo, se vogliamo dire così. Allora, adesso alziamo la gamba, ok? E cominciate a spingere verso alto senza inarcare la schiena, ok? Non inarcate la schiena e concentrate proprio sui gluteo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, e vedi, io sto soltanto stringendo il gluteo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, continui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui un altro. 8, 8, 7, 6, 5, spingi su, non esagerare con la schiena. Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora uno per la bellezza. 7, 6, 5, 4, 3, ora cambio lato. Ok, sollevo, ok, mi raccomando, spingo verso basso, non inarco la schiena, sto spingendo veramente la pianta del piede verso basso, il tallone del piede verso basso, sto contraendo il gluteo. Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui. 8, 7, 6, e spingi dal gluteo, tenta la schiena, ancora, e spingi il tallone verso basso, contrai il gluteo. 4, 3, 2, dammi un'altra. 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ultimo. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente, questi sono uno di quegli esercizi, se vuoi proprio ripetere, rimettere o play immediatamente, farlo anche 2-3 volte, darti tempo per l'acido lattico a ripristinarsi, e ci vediamo al prossimo esercizio insieme con Turbo Gag. Ora andiamo a fare uno degli esercizi che io lo trovo più eclatante per le nostre glutei. Ok, alzate i laterali. Allora, mettetevi in avanti, stendete la gamba destra, punto in basso, tallone verso alto, angolo retto, ok? Tieni proprio un angolo retto con le anca, non fai, diciamo, sparire dietro di te la gamba. Allora, su e giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, portando avanti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cavatappi, su e giù. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora passiamo dall'altra gamba, allungo la sinistra e andiamo su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, piega il ginocchio, porto in avanti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cavatappi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e recupero. Piccolo recupero.
batti i glutei se necessario per liberarti dall'acido lattico, andiamo avanti e ricominciamo con la gamba destra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe in avanti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cavatappi e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ci manca solo lato sinistro, poi abbiamo finito. Lunga le gambe, punta in giù, talone in su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, piega le gambe, vieni avanti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, circolo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cavatappi, ultime. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Batti i glutei, recupera e ti aspetto al prossimo esercizio insieme.